Yuna si fa ammonire dopo 18 secondi dal suo ingresso in campo. Casagrande viene fermato per un evidente fuorigioco e Zvektovic non ha fortuna nell'azione più pericolosa dell'Ascoli, che si spegne in questo modo. Albertino Bigon, allora, un Napoli fresco, pimpante, nonostante la versione made in Italy. Ma certo, un Napoli che si è dimostrato valido con l'innesto dei tre nuovi Baroni, Mauro e Zola, sul vecchio telaio italiano, ha dato una dimostrazione di compattezza, direi. Immagino che lei durante questa settimana abbia lavorato soprattutto per far capire ai giocatori che devono abituarsi all'eventualità di fare a meno del loro leader, di Maradona. Ma questo è un discorso che vorrei lasciare più da parte, preferirei ribadire quanto di buono è stato fatto oggi, e dai vecchi e dai nuovi. Questa è una premessa per poter poi accogliere Careca, Alemão e Maradona quando arriveranno, e di conseguenza fare un ulteriore salto di qualità. Sono veramente dispiaciuto perché non abbiamo giocato noi proprio affatto. Boh, sembrava, io credo che i giocatori nostri forse non hanno capito che il campionato è iniziato. Questa sembrava una partita di allenamento. Alla luce di quanto si è visto oggi, può risultare determinante la firma del contratto da parte di Spillo Altobelli? No, non c'entra niente Altobelli. Oggi c'era Altobelli, era la stessa cosa. È la squadra che non ha giocato totalmente. Altobelli non c'entra niente, anzi, forse sicuramente non lo prenderemo, perché proprio vedendo la partita di oggi Altobelli non serve all'Aspo. È questo il Maradona che i napoletani amano ricordare, leader irresistibile, trascinatore in Coppa Italia e in Coppa UEFA, il re del primo scudetto, uomo sincero con il suo sorriso ammiccante, campione impareggiabile. Oggi è cupo e ambiguo e dietro la sua barba nasconde chissà cosa, ma i napoletani lo amano ancora? Lui è stato sempre amato dal nostro pubblico, purtroppo è lui che ci deve amare un pochettino a noi, di più. Lui è un egoista, sta giocando solo per il mondiale. Ha trascurato il Napoli e principalmente i tifosi partenopei. Penso che Maradona, come sia fa bene sempre a Napoli. Deve fare quello che crede, perché se poi torna e gioca male o gioca poco, tanto vale che rimane contento e che il Napoli vinca lo stesso anche senza Maradona. Questo pubblico per ora applaude il Napoli Made in Italy di Carnevale Zola, la cui intesa va perfezionandosi in attesa dell'arrivo di Alemão e Careca. Il Napoli vincitore ad Ascoli è stasera primo in classifica. Corre sì qualche rischio perché la difesa va ancora registrata e l'intesa perfezionata. Certamente con Baroni vanta un punto di forza in più nelle giocate aeree. È valido il centrocampo dove Fusi riesce a bloccare uomini dal gran passato come Caliego e Mauro sa indovinare i corridoi giusti per lanciare l'ariete Carnevale che soltanto il migliore Garella riesce a bloccare. Sembra una sfida personale tra il centravanti del Napoli, controllato da Sensini, e l'ex portiere azzurro. Una sfida nella quale spesso si inserisce Zola, che chiede il triangolo a De Napoli e che non riesce a chiudere per una frazione di secondo, naturalmente a suo vantaggio. Tra i friulani è Balbo, giocatore del River Plate, che ha preso in consegna Ferrara, a creare i maggiori fastidi. Dicevamo di Baroni e delle sue giocate aeree, più opportuno ancora, quando le propone a vantaggio delle azioni offensive, che non sempre hanno avuto la giusta coralità a beneficio di inutili personalismi come in questa occasione con Francini.
0-0 dopo 45 minuti, ma al Napoli il merito di avere creato più occasioni da gol, anche in apertura di ripresa. Sicché quando sugli sviluppi di un calcio piazzato, dopo una serie di disordinati passaggi, arriva la palla al fluidificante Renica, il suo sinistro non perdona e l'1-0 è il giusto compenso. Sul vantaggio il brivido di un possibile pareggio e lo manca clamorosamente Balbo, da distanza ravvicinata. Poi sale sul proscenio Zola, che si esibisce in un paio di numeri, che prima Garella e poi la traversa neutralizzano, ma per il 23enne sardo è quanto basta per uscire tra gli applausi della gente del San Paolo. In certi momenti mi veniva la pelle d'oca e quasi non riuscivo a ragionare, a pensare alla partita. Allora Vigon, facciamo un po' quei conti, da quanto tempo non è primo in classifica? Ma penso dal 78-79, dall'anno in cui vinse lo scudetto della Stella col Milan. Naturalmente da giocatore, da allenatore mai, e quindi questo è un primato, dobbiamo brindare. Ma sì, sicuramente, l'abbiamo già fatto nello spogliatoio. Ma a proposito di Careca e Alemão, ha parlato con loro? Sì, proprio oggi sono riuscito a parlare con loro, li ho salutati affettuosamente e li aspettiamo per la settimana prossima in Italia. Hanno detto entrambi che stanno bene e che vogliono giocare subito a Verona. Adesso vedremo le loro condizioni, quali saranno, e poi sicuramente almeno uno scampo di partita potrebbe esserci per loro. La notte non si addice.